Credo che questo film l'hai fatto, Pupi, nel 76, no? O qualcosa sì, del genere. Ecco, nel 76, dopo che avevi già fatto altri film sempre molto curiosi, sempre molto, come dire, labirintici. Thomas e gli indemoniati, Balsamo sull'uomo di Satana, La mazurca del barone, della santa, del fico fiorone, Bordella. Le case delle finestre che ridono e via così. Io poi c'era subito dopo Tutti i defunti tranne i morti, che io vedo, pensate un po', a Vienna in tedesco, nel senso che ovviamente non c'era, c'era, era stato proprio doppiato, quindi era un film che, di cui non ho capito nulla, ma ero a Vienna con un'amica e c'ho un film di Pupi Avati dopo aver mangiato la Sacher Torte in uno di questi prestigiosi bar della capitale, siamo andati a vedere così per ritrovare, chissà, forse Pupi, che è un mio vecchio amico e che anche se non ci vediamo molto, conosco dai tempi di quando era un jazzista, cattivissimo jazzista, vero? Cattivissimo nel senso che suonavo con cattiveria o che suonava malissimo. No, adesso sto scherzando perché vorrei, dopo questo film così agghiacciante, forte, ben costruito, cominciare in maniera un po' sorridente, perché all'epoca si sta parlando della Bologna degli anni 50, Bologna era una città dove il jazz era veramente una cosa importantissima, arrivavano i grandi del jazz dall'America, Jerry Mulligan, Chet Baker, poi verranno Charlie Mingus, devo dire che era una città molto molto interessata al jazz, c'erano una serie di orchestre. Queste orchestre avevano dei esponenti che poi sono diventati famosi. Uno era Pupi e l'altro era Lucio Dalla. Noi già in un'altra occasione, a Lerici c'era anche Citto, c'era anche Nino, abbiamo rievocato questo incontro, e cioè che poi naturalmente è un preambolo perché sarà poi Pupi che dovrà raccontare la sua vita, non io. Ma questa cosa era curiosa perché io allora sbacchiavo di jazz e scrissi che in realtà Pupi doveva smettere di suonare il clarino perché era più bravo Lucio Dalla, quella. E infatti, tra l'altro, avevo visto anche un suo spettacolo che si svolgeva in un teatro di Bologna, si chiamava il Teatro Duse, che aveva delle bellissime immagini. E allora azzardai, Pupi, dammi retta, smetti di suonare, che Lucio è più bravo, datti alla regia, fai spettacolo. Poi anni dopo ci siamo incontrati alla radio, mi ricordo che lui si era... come dire, gli è venuto in mente questo episodio, quindi era già un regista affermato. Ma la cosa interessante è che, sempre in quell'occasione di Lerici, io gli chiesi che rapporti c'erano tra lui e Lucio Dalla, due persone di straordinaria capacità, due artisti veri. Dice, mi siamo trovati un giorno su un tetto o una terrazza a Barcellona. Era un pinacolo della Sagrada Famiglia, ecco. Di esatto, eravamo lì. Molto alto. Molto alto, e a un certo punto erano vicini, erano soli. Forse c'era un'atmosfera come questo film, nel finale, sinistra, macabra. La tentazione di buttare giù Lucio Dalla. No, l'avevo portato lì per buttarlo giù, non mi era venuta l'idea.
Io cercavo in qualche modo di pensare che fosse stata una casualità, invece era premeditato un assassinio che per fortuna non c'è stato. Questo secondo me la dice molto su Pupi, perché effettivamente è una persona che medita e fa, come diceva prima Felice, no? Fa tanti film e secondo me non è solo la voglia di produrre, come anche Marco Ferreri teorizzava addirittura che bisognava fare un film l'anno. No, io credo che dentro di lui c'è qualcosa che si sprigiona nella capacità narrativa, nell'individuare tante cose diverse. Secondo i canoni della critica si potrebbe dire che è un regista che non è coerente nelle scelte dei temi, però anche Hitchcock ha fatto dei film totalmente diversi di ambiente, di personaggi, e invece la coerenza c'è. Parleremo di Hitchcock, ma in testa adesso voglio dire a Pupi. Ah, è vero che in ogni tuo film racconti qualcosa che in realtà ti appartiene fino a un certo punto, che tu hai dato anche un ritratto tra i tuoi primi film un po' parallelo a quello che succedeva in Italia, ed era, come dire, la tua capacità di assorbire dal cinema, ma poi di riciclarlo con la tua sensibilità, con il tuo gusto musicale e anche con come dire, un certo anticonformismo rispetto a un cinema che forse si rifaceva più a dei modelli ideologici, cercava di spiegare, mentre tu forse non cercavi di spiegare, ma cercavi soltanto di mostrare, raccontare. Può essere così? Tutto ciò che ti capitava per le mani. È assolutamente così. D'altra parte, se io faccio il cinema dopo la dolorosa parentesi del mio fallimento musicale, dovuta alla competizione con Lucio e con altri, perché non era soltanto Lucio che suonava. Ah no, assolutamente. Cioè, tu però insisti un po' troppo su questo fatto. Che ero così. Che voglio girare un po' il coltello nei nostri anni dell'adolescenza. Non ero talentuoso come altri. Comunque no, quando io decisi di smettere di suonare, quindi di chiudere questo astuccio di questo clarinetto, e fu una delle giornate più dolorose della mia vicenda umana, perché vuol dire chiudere l'astuccio dei sogni. È una valigia dei sogni che viene chiusa definitivamente, serrata, e uno non immagina che ci possa essere un secondo sogno, perché è educato al fatto che già uno è troppo in provincia. Avevo, quando ho chiuso avevo 26 anni e quando l'ho riaperta ne avevo 30. Quei 4 anni e mezzo mi sono occupato di piselli primavera, di filetti di soglio la limanda e di bastoncini di pesce, perché sono diventato direttore della Findus, che è il passaggio logico per passare al cinema, cioè preludi al cinema se non si transita. No, non fa male. Un lavoro normale, fra virgolette, è un'esperienza umana mica trascurabile. Poi ho fatto anche dei film su lavori normali, tipo... Sì, come no, certo. Ecco, allora... dicevo, quindi se arrivo al cinema ci arrivo per sbaglio, perché entro in una sala cinematografica un pomeriggio, circolo dei ferrovieri di Bologna, vedo un film che si chiama 8 e mezzo, ecco, che mi cambia la vita, perché mi fa capire un potenziale di questo strumento, di questo mezzo, che io non conoscevo, perché noi andavamo al cinema, tantissimo si andava al cinema in quegli anni, andavamo al cinema più volte alla settimana, addirittura dopo i programmi, quindi con la meravigliosa anche cialtroneria di entrare a metà film, di vedere il doppio programma, di recuperare la storia dell'inizio, quindi con una capacità, un rapporto molto disinvolto, molto sciolto, molto poco sacrale, come è diventato adesso andare al cinema, che si entra, mi raccomando, a quell'ora, quel posto, con un rispetto secondo me eccessivo che l'ha anche in qualche modo punito. Ma ecco, quindi per noi il cinema era ragione per la quale eravamo attratti dai cast, gli attori, ci piacevano molto certi attori, e i generi, non c'era altro. Cioè andavamo a vedere i film, stasera voglio ridere, andiamo a vedere un film comico. Ed era un film comico, cioè il manifesto era di un film comico, il titolo era di un film comico, gli attori erano dei film comici. Non erano film come da quando poi siamo arrivati noi autori, abbiamo cominciato a frequentare le mezze tinte. Sì, mettere insieme. In cui improvvisamente ti promette un giallo, poi in realtà alla fine diventa un musical, poi diventa una... Insomma, tutta sta stronzata qui degli anni, metà degli anni 60, fino agli anni 60, quando ho debuttato io, in cui eravamo talmente provocatori, vabbè, finisco.
vedo questo film, vedo 8:30 e dico, ma cacchio, ma allora il regista è questo qua? Cioè, io pensavo che il regista fosse un vigile urbano, uno che faceva entrare uno da una parte e l'altro usciva da quell'altra, cioè si limitasse. Invece mi sono reso conto che aveva a disposizione la maniera di raccontare di dentro e di fuori, quello che immaginava, quello che sognava e quello che realizzava. Quindi c'era, con un potenziale di identificazione da parte dello spettatore totale. Cioè io quel Mastroianni lì sono diventato io, volevo essere, che sapevo che era poi Fellini, io volevo fare il mestiere, non volevo fare il cinema, volevo fare come mestiere Federico Fellini, se fosse stato un mestiere, l'avrei scelto. Come mai la 8:30 e non la Dolce Vita, che invece è un film che ha avuto un effetto? No, il film sul cinema più straordinario che si sia mai non fatto. Non c'è dubbio, certo. Sì. E non è effetto notte, è 8:30 il film sul cinema più straordinario che si sia mai fatto. E sono uscito da quel cinema veramente come da Via di Damasco, completamente mutato, mi sono precipitato a Bar Margherita, ho detto ai miei amici, dobbiamo fare il cinema. Nella fortunatissima coincidenza, e gli debbo tantissimo, che Marco Bellocchio, in una situazione totalmente alternativa al sistema, con Enzo Doria, produttore, due allievi di Cinecittà, si trovavano a Piacenza, facevano un film con il direttore della fotografia Scavarda, mi ricordo tutto di quel film, te ricordi? Ecco, che era un capolavoro che pure in tasca, che fu apprezzato e notato talmente tanto dall'ambiente cinematografico romano che si accorse e diceva, ma loro ci sono i giovani. Per cui da quel momento lì tutti i nuovi si avvantaggiarono da un tipo di curiosità che arrivava, un po' stanchi da quello che era il cinema italiano. E quindi noi incominciamo a scrivere lettere, a immaginarci di poter fare anche noi un nostro film molto provocatorio. Molto personale. Molto personale, ma contro il cinema che si faceva soprattutto. E scrivevamo a tutta Roma, a tutti i distributori, a tutti i produttori, a tutti, agli attori. Avrò scritto sicuramente anche a te. Tu non hai Maselli ha ricevuto, ha cestinato. Sicuramente. Non ci rispose nessuno. L'unico che ci rispose fu Ennio Flaiano e mi scrisse a penna, non mi scrivete più. Rinuncia. La generosità di Flaiano si limitò a quello. Quindi... cioè mi rispose, c'è una lettera di esercito dietro, Ennio Flaiano, via, non so, stava, non mi ricordo dove stava, c'era l'indirizzo. E apro la busta e c'era scritto, cari amici, non mi scrivete più. È una lettera Ennio collettiva, era indirizzata sì, a tutti i gruppi. Ecco, quindi scoraggiati totalmente dal cinema romano, ci siamo buttati sulle situazioni più pazzesche bolognesi, che però non sto a raccontare perché sono no, però, oggetto per esempio, nella tua biografia... Le conoscete abbastanza. No, ma sì, tra l'altro è uscito un libro recentemente perché è stato premiato da Assisi. No, ma voglio dire... Che dove c'è tutta la sua vita, cioè sì, quindi posso rimandarvi anche a questo, chiaramente. Però i percorsi attraverso i quali si diventa registi cinematografici, che sono i più vari, perché ognuno di noi perviene a questo tipo di professione attraverso una storia che è quasi più bella dei film che poi andrà a fare. A volte, è la sì. storia della vigilia che è la storia del dopo, della realizzazione del sogno. Io trovo che la mia storia del prima sia più bella della mia storia del dopo, anche se nel dopo ho già fatto 41 film, dovrei essere insomma, per il momento soddisfatto. E invece mi trovo che sia ancora straordinario il prima. Cioè è un po' leopardiano questo atteggiamento. Però... O mozartiano, per sapere prima di quando Mozart è diventato famoso, tu hai fatto un film su Mozart, sono gli sì. anni quelli che a un certo punto del ragazzo. E in questo libro qua lo riprendo perché a un certo punto c'è anche una mia cosa in cui facciamo un interrogativo a lui, che credo che sia di interesse generale, a cui tu non hai risposto. Noi eravamo a Bologna negli ultimissimi anni della guerra, nel dopoguerra. Io sono a romana, dillo. Ed ero abitavo vicino alla Lunetta Gamberini, vicino al Ponte Vecchio, che veniva bombardato continuamente dagli alleati. Dove eri tu in quel periodo a Bologna? Io ero a Sasso Marconi, ero sfollato, e mi veniva raccontata la storia della casa del Finestre Grido. Perché avevo gli anni giusti per essere uno di quelli a cui si raccontano le favole. E la favola contadina era una favola che trovava il suo senso, la sua ragione,
diventava un deterrente per tenere buoni i bambini attraverso la paura, terrorizzandoli. Le favole più spaventevoli che si potessero certo. raccontare venivano nascono dalla favola contadina. C'era una favola terribile che era quella, a parte questa nasce così praticamente, era la storia di un cimitero di San Leo che venne, si diceva, rifatto, insomma, vennero riesumate le tombe per risistemarlo, e nel riesumare la tomba del vecchio parroco si accorsero che dallo scheletro era uno scheletro di donna. E allora da quel momento si sparse nella zona la diceria che potesse di notte appalesarsi un prete donna. Capite, bambini? State attenti, state buoni, perché sennò viene il prete donna. E il prete donna è una mistura di due cose insieme che producono una terza cosa, che è un terzo essere che è veramente inquietante e spaventevole. Perché tu il prete donna come lo immagini? Con delle unghie, forse laccate, arcuate, con i tacchettini, un po'. E tutti, quando ci portavano poi sulle nelle stanze buie e ci lasciavano nel buio della campagna, perché nel buio, il buio dove è più il buio? Dove lo trovi il buio? Non esiste più. Mancavano le luci alla pasolina, ma noi ci manca il buio per le lucciole. Per accendevano le candele. Allora, ci portavano in queste stanze e ci lasciavano lì nel buio più totale. Ecco, questo buio è sconfinato. Il buio è sconfinato. Allora, e nel lasciarci lì, state buoni, vi raccomando, perché sennò viene il prete donna. E scendevano la scala di legno. Da quel punto lì in avanti, qualunque scricchiolio, qualunque cosa, diventava il prete donna che ci raggiungeva. Quindi l'immaginazione, attraverso la paura, viene molto stimolata, educata. Adesso, togliendo la paura ai bambini, gli si è tolto una... Già vengono in qualche modo fatti oggetto di tutto quelle che sono le proposte di immaginazione altrui, per le quali vengono invasi, pervasi, e non hanno più la possibilità di avere uno spazio per dare un minimo di contributo loro. È vero, questo è molto vero. Allora, ma ti immagini dentro una stanza buia, totalmente buia, da solo, con l'angoscia e col timore che ti arrivi dentro un prete donna, e prima che ti addormenti passano ore, e hai ore per elaborare quello che sarà il tuo incontro con il prete donna. E lì incomincia a nutrirsi la tua immaginazione, il tipo di religiosità nello stesso tempo che è preconciliare, cioè spaventosa. Il prete sale sul pulpito a fare la predica, cioè te la fa dall'alto e ti guarda verso il basso, e quando punta il dito e dice non fare quella cosa lì, che tu sai cos'è quella cosa lì, perché allude a quella cosa che tu sai che fai e non riesci a non fare, E ti incomincia a descrivere quelli che saranno i peccati, le punizioni dell'inferno, molto meglio di Dante. Assolutamente. Con una richiesta di dettagli dell'inferno dantesco fa ridere. Ecco, quello era il tipo di religiosità scaramantica, molto legata al miracolo, al senso del peccato. Quindi è una cultura ricchissima dalla quale io vengo. Un'educazione al fantastico, all'immaginare che non ci siano, che la realtà strabordi continuamente nell'irreale, nell'immaginazione. Ecco perché ho avuto un difficile rapporto con quel tipo di cinema, invece, che veniva fatto straordinario, e gli riconosco lo straordinario, che testimoniava il reale. Io sono sempre andato, ho percorso una linea ombra luce che sta fra il possibile e l'impossibile, il pensabile e l'impensabile, il vero e l'inverosimile, insomma quella marginalità là che mi deriva da quei 5 anni trascorsi doveri in campagna, sfollato durante datemi gli anni della guerra, 5 anni della sua vita e poi riprendetevelo per sempre. Questo è un assioma dei gesuiti, Guarda, allora vedi che poi alla fine, guarda, si tengono delle cose particolari. Io ho appena fatto un libro su Hitchcock, lo cito perché la cosa che ha detto adesso Pupi mi fa venire quasi i brividi, tanti libri si chiamano Il laboratorio dei brividi, ma la storia di Hitchcock ha molte consonanze con le cose che ha detto lui. Figlio di un bottegaio nella periferia londinese, vive di paura, va dai gesuiti, ma e io mi sono letto... Non lo sapevo. Ha fatto tutti gli anni fondamentali della sua infanzia dei gesuiti, e ho letto una cosa che in Italia non è apparsa, in inglese, in cui c'erano gli elenchi dei libri e anche dei libricini che i gesuiti imponevano a questi ragazzi.
assolutamente allucinante, proprio intinti in quello spirito di volontà perversa di fare paura. E io penso che Hitchcock, come te, è stato talmente marcato da questa sua esperienza che poi dopo... Ma io lo dico con riconoscenza, sua... eh? Sei capito che lo dico con riconoscenza? Io, tu lo dici con riconoscenza, ma penso che Hitchcock possa dire, infatti l'ha detto... Ma più di me. Ma forse più di te, non lo so, non facciamo paragoni. Devo dire che la riconoscenza nel suo cinema si sviluppa proprio in pellicole, certo. E queste storie che hanno una luce, un'ombra fortissima, certo. in tutti i casi. Ora però andiamo per gradi. Allora, questa tua infanzia, la prima volta che lo dici, questo è molto bello, mi fa piacere lo dici in questa occasione. Dopo poi c'è la guerra e i tuoi film sono intrisi, come abbiamo detto, li ho citati alcuni, di quello per spirito di quella realtà che vedi. Poi c'è un'altra cosa, che Bologna, come dicevo prima, è stata invasa dal jazz. Era una città che ha reagito nel dopoguerra scegliendo il sogno americano attraverso il jazz. E tu hai molto dedicato la tua attenzione a questo ambiente, a questi personaggi. Il tuo film Jazz Band, per esempio, è un film che racconta bene, ce l'ho anch'io, naturalmente tra gli appassionati, ma a Bologna, quel clima che era fatto di personaggi stralunati. Te lo ricordi, Ruggero Stiassi, un personaggio un po' stralunato che insegnava, faceva lezioni di jazz, chissà dove è finito adesso. È morto. È morto, vedi. E tantissimi altri che organizzavano convegni, eccetera. Ora, il mondo del jazz rispetto al mondo della paura, cos'era? La tua voglia di uscire dalla paura, di entrare nel sogno americano con qualcosa? Allora, cioè la musica che ti eccitava, ti provocava, ti convinceva? Allora, l'arrivo degli americani è quel giorno, quella mattina, quando entrarono i polacchi, esatto. I polacchi entrarono prima degli americani, ma comunque l'arrivo degli alleati, dei liberatori, io credo che non ci sia stato un momento, io non so se a Roma è stata la stessa cosa, ma Bologna è stata vissuta in un modo, con una gioia che più sconfinata, più grande di così non poteva essere. E mi ricordo che il sarto sottomuto comunista, che stava quindi guardato con molta diffidenza dai miei, che stava nel cortile sotto, e sordomuto, quindi emetteva solo effetti sonori, si precipitò fuori dal portone di via San Vitale 51 e si buttò su uno di questi cingolati che entravano e incominciò a baciarlo tutto. Ma lui non baciava gli esseri umani che stavano, baciava in mezzo la macchina, la macchina da guerra che entrava. Ed è l'immagine che mi è rimasta impressa della liberazione. Quell'essere umano lì che non riusciva a manifestare la gioia con le parole, ma lo faceva con questo gesto che il baciare un'auto. Io non ho mai visto baciare una macchina, non ho mai visto baciare un camion. Ecco, ma baciarlo proprio tutto, e tutti gli battevano le mani perché era un'idea di riconoscenza, una forma di riconoscenza anche cinematografica. Mettere in un film una cosa che è molto bella perché esprime totalmente quello che è un sentimento di riconoscenza e di gioia, di festosità. È evidente che tutto questo veniva accompagnato alla radio, dalle musiche, specialmente ai centri USIS. Centri USIS furono dei centri di diffusione di una cultura americana. I libri fotografici, i dischi, i film, i cartoni animati, tutto quanto portarono i V-disc, che erano questi V-disc, che cos'erano? Erano i dischi di jazz, dei cantanti e dei musicisti di jazz americani che erano stati prodotti durante la guerra in un periodo in cui c'era un problema di sciopero sindacale, tra l'altro. Quindi potevano produrre soltanto a costo zero, cioè i musicisti e i cantanti che si esibivano, che incisero quei celeberrimi dischi, non percepirono compenso. Ed erano destinati soltanto alle truppe della vittoria, V-disc, ed erano dei 78 giri, ma più grandi. Allora ci fu detto che una contadina di Casalecchio, di Pontecchio, aveva fatto un pollaio con i V-disc. Sai, trovare un V-disc era una cosa come uno dice... Allora andammo tutti in missione, andammo a Pontecchio e in effetti questa qua aveva cinto, a un certo punto si vede che erano passati dei militari, li avevano negli zaini, li avevano mollati lì, lei aveva fatto, cinto, una parte del pollaio con tutti questi dischi e ci siamo trovati questo tesoro
e l'abbiamo preso, non so cosa abbiamo dato, poche lire, una cosa. E da quel momento, fu uno che li prese, e da quel momento c'erano dei concerti pomeridiani in casa di questo che aveva i V-disc, andavamo tutti là a ascoltare i dischi di jazz americani. Quindi è evidente che quel tipo di musica, che era così lontana dalla musica che si suonava in Italia, io credevo che fosse così lontana, poi non è vero, perché poi le orchestre di Milano suonavano già, c'erano già Corny, Gorny, Kramer, eh? Sì, con dei nomi cambiati. C'avevano già lo swing, facevano già delle cose anche loro. Sì, italianizzavano la. Addirittura le big band tedesche suonavano con swing, quindi dopo ci siamo molto ricreduti, però in quegli anni la sensazione non era quella, era quella che ci portassero lontani dal cattivo odore della paura e della fame, che era quello che emanava qualunque cosa in Italia. I film con Esther Williams, Danny Kaye, Harry James che suonava la sua tromba d'oro, dentro questa che si tuffava dentro la piscina con tutte queste belle, ma i colori, ma era un mondo fantastico. Assolutamente, io non sarei mai dovuto andare in America, perché l'America doveva rimanere esattamente quella là, perché era veramente l'America meravigliosa che era proposta attraverso questi spot fantastici che ci e quindi andavamo al cinema molto per essere portati altrove dalla realtà che ci trovavamo per strada. Allora guarda, io mentre tu parlavi pensavo che poi a distanza degli anni, facendo una serie di film che hanno cambiato anche, come dire, genere, ma soprattutto hanno confermato il tuo stile, ma hanno cambiato tematiche, poi ne rivedremo. Poi all'improvviso, dal 2005 in poi, cioè in anni vicino a noi, fai La seconda notte di nozze, Il papà di Giovanna, che sono ambientati nella Seconda Guerra Mondiale. Allora, rispetto a quello che è successo negli anni in cui noi eravamo conquistati e bacinati dalla musica jazz, ma non solo, a Bologna arrivavano gli allenatori delle squadre di basket americana per insegnare ai ragazzini a giocare a basket, poi arrivava il baseball, c'era veramente una importazione di sport e di modelli culturali molto forti. Nei tuoi film, che sono ambientati sempre a Bologna, e comunque c'è uno altro che poi finisce anche nelle Puglie, ma comunque sia, sono sempre nella Seconda Guerra Mondiale, tutto questo scenario non c'è più. Cioè, è come se quello che era stato per tutti noi, per te in particolare, una specie di sogno da toccare con mano o da toccare semplicemente con un clarino, è svanito. Perché sei tornato a questi temi della Seconda Guerra Mondiale da persona più matura, che non quando hai cominciato a fare i film sulla suggestione di 8 e mezzo, che avevi più voglia di fare un cinema libero, adesso hai scelto questa strada. Che significa rispetto alle cose che ci hai appena detto? Tutto quello che ho fatto nel mio passato io lo avverto come una forma di appropriazione indebita. Cioè io non mi sento certamente, io so che lì c'è scritto nei titoli di coda o di testa, non mi ricordo, c'è scritto che l'ho fatto io quel film che avete visto oggi, ma io con quello lì ho pochissimo a che fare. Cioè avevo, non so quanti anni avevo, 76, ne avevo 38, non so, vabbè, comunque era un'altra persona. Anagraficamente ero nato lo stesso giorno, la stessa ora, nella stessa strada, però avevo lo stesso nome, lo stesso cognome, figlia di, però non ero, ma io non sono più la stessa persona. Io sono, e ogni film che faccio assomiglio, mi auguro e temo di assomigliare terribilmente al film che sto facendo in questo momento, e quindi in qualche modo di contraddire, di smentire, di superare, o in una sorta di evoluzione o di involuzione, ma comunque di muovermi, di spostarmi, quindi dare delle risposte, nel senso di dovermi giustificare sul perché a un certo punto io ho avvertito la necessità di raccontare un viaggio che fece mia madre verso le Puglie, che poi non lo fece ma lo voleva fare, alla ricerca di un marito che poi non voleva trovare, anche lì c'era una contraddittorietà estrema. Mia madre era rimasta vedova molto giovane, quando avevamo bambini, nel 50, un incidente stradale terrificante, lei era una ragazza, aveva già 3 figli, e rimase vedova improvvisamente, le morì il marito e la madre, quindi nostra nonna, nello stesso incidente stradale.
E a un certo punto una donna molto giovane, tra l'altro gradevole, con tre bambini piccoli, a un certo punto le amiche cosa fanno? Dicono, non puoi pensare che la tua vita sia finita qua, non puoi, e allora incominciano a proporre degli incontri, degli appuntamenti, candidano degli amici, se non altro. E mia madre, che era donna astuta di origini contadine, a questi appuntamenti portava sempre me, perché diventavo il suo salvagente, cioè non si trovava da sola, incantonato in un angolo da uno che magari saltava addosso, cioè aveva sempre questo. E io bambino mi trovavo con mia madre ad andare a conoscere questi candidati, a farmi il secondo. Ma in parte sì, lo capì, soprattutto una volta che l'appuntamento era con un dentista omosessuale, che non si capisce che cacchio c'era. Non capì, tu vuole tua madre. Un dentista broccio perso che non si capiva che cosa voleva da mia madre. E vabbè, io non ho niente contro i gay, sia chiaro, però non era il più adatto dei compagni. Se allora, voleva un marito, forse no. Allora poi la cosa non andò a buon fine, però da lì mi è venuta l'idea, mi piaceva molto questa idea di una madre e di un figlio che andavano a cercare un marito, un nuovo papà. Mi sembrava bella, e da lì è nato il papà di Gio... No, scusa. Seconda notte di nozze. È nata da una cosa così. Poi è evidente che c'è stato un supporto immaginativo che mi deriva dal fatto che mia madre era stata da bambina in vacanza in Puglia e ci aveva raccontato la Puglia, il mare della Puglia, gli ulivi, il pesce crudo e tutte le cose che ci sono in Puglia, come se fosse Miami Beach. Allora... Io le ho attribuito questo sogno e ho messo insieme molte cose, ma devi anche capire che la gran parte delle cose che io racconto definendole ricordi, in realtà sono immaginari, molto immaginari, è molto come avrei voluto che fosse, più che certo, come è andata. Ma noi al cinema non chiediamo le cose come sono, non ci interessa. Quindi quel modo di raccontare, quell'occuparmi della Seconda Guerra Mondiale nella sua conclusione per quanto riguarda la Seconda delle Nozze, nella parte centrale del racconto del papà di Giovanna invece, ecco, è incidentale, perché il papà di Giovanna, che invece è un racconto cupo, plumbeo, molto, doloroso, ecco, doveva coincidere con un periodo plumbeo e doloroso della storia del nostro paese. Doveva essere come regalo di Natale, ogni smazzata di carte coincide con una dinamica psicologica fra i personaggi, cioè succede qualcosa che coincide poi con le carte che vengono distribuite. Nel papà di Giovanna ogni evento della storia del rapporto fra il padre e la figlia coincide con la terribilità della vicenda italiana durante la 43-45, ma anche da prima, anche sì, durante la Repubblica di Salò, eccetera. No, ma dico prima, durante il fascismo, le purazioni, le leggi razziali, la dichiarazione di guerra, la liberazione, e finalmente Giovanna esce. Quindi assolutamente sono due storie che vanno parallele, ma d'altra parte loro, Maselli, Scola, hanno fatto film in cui c'era come sfondo, scorreva la storia d'Italia, poi in primo piano c'era invece un gruppo, un'unità, una famiglia, una persona, no? Se non fosse così sarebbe un disastro. La storia si fa così. Meno male che ci sono questi registi. Vogliamo ricordare una giornata particolare, stupendo. Ma non si fa raccontando la storia di Mussolini, voglio no, dire. Assolutamente, ecco, no, assolutamente. Ecco, lo tieni sul fondo e lo racconti molto. Io ho fatto un film. Quello del pilota americano, quello meraviglioso. Si chiamava Aiutami a sognare. Aiutami a sognare. Era durante lo sfollamento, quando c'era questo Pippo che sorvolava. 1980. 81. 81, qui dice qui l'elenco 81. Comunque, per tenere un po' il filo, visto che ci hai detto le ragioni per le quali poi hai usato anche questo sfondo, e naturalmente la mia domanda era dettata non certo dal bisogno di sapere che l'uso che ne facevi era un uso immaginario, proprio per raccontare la tua storia secondo i tuoi ricordi, intrecciandoli poi con la tua immaginazione. Allora, diceva adesso, aiutami a sognare, diceva Citto, no? Ecco, questo, che tra l'altro è curioso, ma ci sono dei titoli che sembrano quasi che accompagnano la tua storia. Cinema, 1979, aiutami a sognare, Dancing Paradise, Festa di Laura, Hamburger Serenade. Perché li metto tutti insieme? Perché effettivamente sono
secondo me, quella situazione che anche altri registi hanno raccontato, e cioè quella di un'Italia che una volta che erano arrivati i liberatori, che si era assimilato anche il sogno americano, si stava creando un'Italia diversa, abitudini diverse, mentalità, i giovani non erano più quelli di prima, cambiavano, arrivavano i blue jeans, eccetera. Ora, tutto questo certamente forse non era voluto, tu non fai solo sociologia, fai della creatività, prendi delle storie, ma sei sempre stato però molto aggredito, secondo me, dal bisogno di raccontare quello che in qualche modo hai visto e con cui sei entrato in contatto con una tua idea, una luce personale. Cioè, volendo, senza troppo insistere, questi sono tutti piccoli capitoli in cui si possono riconoscere le generazioni che sono subentrate alle generazioni che hanno vissuto il dopo. Questa cosa che dici mi lusinga moltissimo, perché se fosse così, e in parte un po' è così, perché quando abbiamo cominciato nel 68 con Balsamo sull'uomo di Satana, poi nel 69 Thomas l'indemoniato, tutti questi film, poi qua due fiaschi disastri perché abbiamo fatto perdere a un finanziatore di Bologna. Primo film perse 160 milioni del 68. 160 milioni del 68 sono una cifra spaventosa, li hanno fatti perdere tutti. Nel 69 Thomas gli indemoniati 110 milioni, 200, la stessa persona, 200 l'ho punita con 270 milioni. Quando sono andato si faceva chiamare Mr. X, non voleva che si sapesse come si chiamava, era un mecenate bolognese, un costruttore, calabrese, di origine calabrese, l'uomo più tassato di Bologna, di una generosità sconfinata, non pretendeva nulla, veniva a vedere il film e incominciava a piangere, non piacevano piangere, non erano commoventi, ma lui piangeva subito, il fatto stesso. Il piacere del film. Non c'era il suo nome da nessuna parte, non risulta. Pensi che parte. Se Cito e Nino avessero trovato anche loro un mecenate che resisteva ai fallimenti, chissà cosa avrebbero potuto raccontare. È morto 2 anni fa, ma voglio dire, quando poi sono andato a dirgli Mr. X avrei una terza idea, lui mi ha detto anch'io e non erano più coincidenti. e quindi mi sono trovato con una famiglia a carico, 2 figli a carico, 2 disastri. Voi non sapete che cos'è l'insuccesso, il fallimento in una città come Bologna. È imperdonabile. La provincia in queste cose sa essere veramente spietata, ad una raffinatezza nella sua crudeltà totale. Io mi ricordo che ero diventato celebre, anche perché avevamo approfittato del fatto che facevamo il cinema a Bologna, quindi c'eravamo un po', come dite a Roma, allargati, ecco, macchine, cose, set, la sedia, il nome, il trucco, insomma, ci facevamo molto notare. I 2 fallimenti hanno fatto sì che si festeggiassero a Bologna, si hanno fatto champagne, chissà. Io ero diventato, e tutti i miei amici della Margherita mi hanno mollato, mi hanno lasciato completamente solo. Io mi ricordo che un pomeriggio entrai in un bar, che non era il bar Margherita, era un bar qualunque, entrai e stavo ordinando una cosa, quando la barista disse, c'è un Certavati qua? Dice, sì, io non ero conosciuto. Io, perché? La vogliono al telefono da Roma. Da Roma, telefono. Vado, dov'è? Lì, di là, prima della toilette. Vado. Mi sento guardato da tutti perché telefono da Roma, allora è una cosa, già una chiamata da Roma, oh! Pronto? Pronto la De Laurentiis, dottor Avati? Io non sono dottore, comunque. Sì, le passo il dottor Dino. Cazzarola. Sai il cuore? A un certo punto, pronto? Pronto? Una pernacchia di tutto il bar, dal cameriere alla barista, tutti gli avventori. Ecco, questo era il tipo di situazione nella quale mi trovavo io. Quindi sono scappato da Bologna, sono arrivato a Roma, dove naturalmente mi auguravo non si sapesse di questi miei 2 primi film. Mi auguravo di potermi spacciare come uno che si candidava alla sua opera prima, per la terza volta. Illusione. Invece si sapeva. Certo. E un distributore, mi ricordo, al quale mi rivolsi, mi disse, guarda, se vuoi avere una qualche chance, l'unica strada che hai è quella di cambiarti il nome.
che è una delle cose, vi garantisco, nella vita, è una delle più proposte più, più umilianti. Perché... No, ho continuato a scrivere e a portare in giro i miei copioni. Però Roma, contrariamente a Bologna, non è una città crudele, è una città indifferente. E quindi ti avvantaggi del fatto di poter camminare in mezzo alle, per le strade in mezzo a un'infinità di persone che vivono la loro vigilia, la loro attesa. Io conosco delle persone che hanno fatto il loro primo film 40 anni fa e devono ancora fare il secondo, ma giustamente, legittimamente, aspettano di fare il secondo film. Sì, è vero, è vero. Ma non dobbiamo ridere, perché, no, perché è giusto che facciano il secondo film. Sì, poi sì, ci mettono un po' di più. Io magari ne ho fatti 40 fra il primo e il secondo loro. Però, ecco, e nessuno si scandalizza. E tutti andavano in giro con i loro copioni e dicevano, ah, e tutti avevano fatto il film, il loro flop, ed era assolutamente normale, non era una cosa per cui, cioè il regista di successo, quello di insuccesso, venivano, non venivano notati, né sotto il loro percorso professionale non era, e questo è un, ti dà un vantaggio enorme. Beh, perché sì. Poi, poi veramente in qualche modo continuare a proporre delle cose, e fino a quando non beccai, mi faccio un minimo della fotografia, sì. Non beccai l'idea di fare il protagonista cinematografico, vedi, già cominciavo a pensare di andare a tingere ambiti diversi, a Paolo Villaggio. E pensai, cacchio, che idea, Paolo Villaggio ci piaceva da morire perché aveva questo suo modo di condurre, Franco, 67-68, no, no, 71-72, e gli parlammo, io ero molto amico di Laura Betti, che era una mia conterranea, donna di una generosità sconfinata, e mi invitava a mangiare a casa sua, via Monserrato, mi sembra si chiamasse, ecco, allora al terrazzo, e c'erano Bertolucci, Pasolini, lui, Moravia, Siciliano, c'era tutto il gota del cinema italiano, Dacia, tutta quella roba lì, loro, e quindi io naturalmente molto lusingato, e la Betti mi presentò a Giovanni Bertolucci, che era il cugino di Bernardo Bertolucci, che allora era una star, lo è ancora adesso, ma allora lo era molto molto molto. E Giovanni Bertolucci lesse il mio copione, che si chiamava Mazurka, il barone di Santa Pietroferrone, e disse, se c'è Villaggio, l'Euro International, che era una società della Cicogna, dei fratelli Cicogna, Bino, Marina Cicogna, che era la numero uno, come dire Medusa oggi, ecco, te lo fa fare, però bisogna che Villaggio firmi tutte le pagine del copione. E allora, in assenza di approvazione, come gli assegni. Allora io mi trovo a cercare Villaggio che da quel momento sparisce, non si fa più trovare, cioè non risponde più, appena sente che c'è il mio nome, boom, non c'è, il dottore è uscito, non c'è, non si trova. Giacinta Pezzana, andavo, suonavo, non apre nessuno, uscivano i cani, una cosa pazzesca, di fianco ci abitava il povero Giorgio, no povero, è vivo, Giorgio Capitani, il vivente Giorgio Capitani, e gli chiedevo, scusi, ma lei conosce il Villaggio? Beh, non è che potrebbe dargli questo copione e chiedere di firmare? Ma io non conosco nessuno. Vabbè, niente, fino a quando mia madre, provvidenziale, legge il Messaggero e legge che si gioca al torneo Tognazzi, al Villaggio Tognazzi, il torneo di tennis, che era annuale, tutta l'estate si giocava. E, si e avrebbe giocato Villaggio. Allora io prendo la mia 500, vado verso Tor Vaianica, arrivo a Tor Vaianica e mi trovo questo insieme di bungalow, cinti da questa steccionata bianca, e un po', insomma, voglio dire, col cuore palpitante, molto intimidito, venivo da due insuccessi, ma avevano detto che cambiate il nome, quindi insomma questo era il mio background, il mio curriculum stava là. Suono questo campanello, mi viene a aprire un cameriere gallonato e dico... Scusi, dovrei dire una cosa, signor Villaggio. Prego. E dentro, e vedo tutto il cinema italiano. Erano tutti lì. Vittognazzi quell'anno aveva fatto Romanzo Popolare, si chiamava così, sì. quello con la Muti e Placido. Con Monicelli, no? Monicelli. E amici miei, voglio dire, era l'attore col più alto box office che ci fosse in Italia. Quindi veramente c'era tutti. E ti puoi immaginare quello che è stato il mio stato d'animo a girarmi fra queste persone. Ecco.
E arrivo finalmente, intravedo Paolo Villaggio là in fondo. Lo raggiungo, mi avvicino. Lui appena mi vede alza gli occhi al cielo, incomincia a netteggiare, non sa dove fuggire. Lo becco. Senti, devi firmare tutte le pagine del copione, se no non ci fanno fare dei film. Era quello che voleva lui. Vabbè, devi firmare tutte le pagine, ti prego Paolo, firma tutte le pagine, non posso, devo andare a giocare. Devi firmare tutte, ti prego, ti prego, ti prego, non le firma. Non dice, appoggialo lì, lascialo lì e mi indica un tavolinetto di formica bianco fra la piscina e il living interno. Io appoggio questo copione. Lascio questo copione, lasciando questo copione lascio ogni mia speranza, perché è evidente che non l'avrebbe mai filmata, che le pagine del copione e che Giovanni Bertolucci e Leuro non avrebbero mai prodotto il film. Era evidente che lui si era ricreduto. E quindi risalgo sulla mia macchinetta e torno a Roma e non mi ricordo se ho pianto o non ho pianto, ma comunque in uno stato di prostrazione totale. E adesso vi dico perché faccio il cinema. Perché c'è qualcosa di misterioso nelle vicende professionali di ognuno di noi, secondo me, che non ha a che fare con la ragionevolezza, ma che attiene a qualcosa di diverso. E bisogna crederci. Tornando a Roma, io ero disperato, era finito tutto, pieno di debiti, l'affitto non so quanti mesi non pagato, tutto pignorato, veramente due figli, un terzo figlio e mia moglie incinta. Un terzo figlio accettato, non rifiutato, accettato, accolto. Quindi la disperazione più totale. Una settimana dopo, mia moglie torna a casa e mi dice: ha telefonato Tognazzi da Parigi. Chi? Tognazzi da Parigi. Uno che diceva che era Tognazzi, poi che sarà fuori Tognazzi. No, quello della pernacchia, insomma. Ma dai, Tognazzi da Parigi. Ha lasciato un numero, Hotel Raffaele. Quello di Craxi, però a Parigi. A Parigi. Uguale. Senza monetine. Allora, io dico, ma dai, impossibile, dai. Allora non c'era la teleselezione. Cioè bisogna chiamare Centralino, vorrei chiamare Parigi, Internazionali, 170, mi ricordo ancora tutto. Non c'era un protocollo lungo, soprattutto lungo, per uno che era entrato in ansia, in fibrillazione. Chiedo sto numero e aspetto 40 minuti nel salotto per stare nel vuoto. Ma sei sicura che aveva la voce come lui? Ma sei sicura? Aveva la voce come lui? Finalmente le passo Parigi, pronto Parigi, pronto adesso. Uno che parlava francese, c'era dall'altra parte. Pronto. Hotel, c'è il signor Tognazzi. Tognazzi, sì, un momento. Pronto? Dico, pronto, mi scusi, io non so se è uno scherzo, ma io sono... Mi chiamo Avati, non ho avuto il coraggio di dire Pupi, perché uno che dice Pupi parte, ma che cazzo sei, un cane, mi chiami Pupi. Avati. Avati è un modo. Ma normale, insomma. È normale. Ma è lei che ha scritto subito lui, ma è lei che ha scritto la mazurka del barone della Santa, con un rispetto nei riguardi del titolo, già che mi è... Dico, ma questo mi sta pia per culo. Allora, del barone della Santa e del fico fiorone. Dico sì, non sapevo se dovevo essere lusingato o sentirmi in colpa. C'era... No, perché l'ho letto e questo personaggio del barone, lei pensa che sia adatto? Tognazzi a me, giuro, morissero i miei figli, lei pensa che io sia adatto? Sì. Lei è libero venerdì prossimo, ero libero per tutta la vita. Dico sì, perché io abito in questo periodo sto a Tor Vaianica, basta chiedere se arriva, c'è il villaggio, dico lo so. Se è libero, è sposato, sì, può venire con la sua signora a cena? Volentieri, a che ora? Alle 8. Va bene, ok, alle 8. Grazie, arrivederci. Ecco, uno... Immaginate che come si trova psicologicamente uno quando ha questo tipo di telefonata, come quando Mister X ci ha portato 160 milioni in assegno da 10 milioni cada uno per fare il primo film. Cioè cosa ti succede? Che veramente è una cosa che ti cambia la vita, ma com'era andata la storia?
La retrostoria qual è? Ecco, questo è il punto. Ecco. È che io avevo messo su quel tavolinetto che mi aveva indicato Villaggio il copione e me ne ero andato e Tognazzi andava a fare Non sposare la donna bianca di Ferreri e Parigi. Sì. E quando stava facendo la valigia ha detto a Franca Bettoia, che si intenerisce sempre quando sente questo racconto, ha detto: c'è un copione di Alberto, Alberto e bevi l'acqua, e il copione era L'occhio del gatto, non lo metti nella valigia? E questo ha visto sto copione, che non era né di bevi l'acqua né L'occhio del gatto, e ha messo il mio copione nella valigia di Tognazzi. Un culo, hai avuto un culo pazzesco. No, ma non è un culo, è qualcosa che prescinde dal culo, il culo è una stronzata, il culo è una becchi tremocette, questa è un'articolazione più diversa, più complessa. E allora, e l'ha messo nella valigia, e quindi lui si è trovato a Parigi una sera, dicendo stasera leggo il copione di bevi l'acqua, apre... Ma pensa che l'acqua che non ha fatto i film con Tognazzi. Lo fece con Manfredi. Vorrei sentire lui fosse qui. Ecco, allora, e questa è la storia. E Tognazzi è venuto a fare il film in partecipazione, quindi senza percepire niente, pur di farmelo fare. E da quel momento Villaggio si è messo in cerca di me e ha fatto un ruolo da comprimario. Quindi si è rovesciata completamente la situazione, con l'aggravante, l'unico aspetto non disdicevole della storia, è che io ho potuto fare questo film con tutti i mezzi sacrosanti di un film vero, dentro al sistema, manifesti, roulò, tutto quello che è un film vero, solo che io ero in una condizione di riconoscenza psicologica e di sudditanza nei riguardi di questa star che era esagerata. Io non gli ho mai detto una parola, gli ho detto, io penserei, poi cercavo sempre di capire se andava bene o se andava bene, che entrassi di là, ecco, entri di là, poi, ecco. E alla fine, invece di dire stop, dicevo sempre, grazie. E lui mi diceva, e Ugo mi diceva, ma forse ne posso fare un'altra, posso farmi... No, Ugo, no, guarda, no, così non ti viene... No, una. E poi insisteva, ne faceva due, tre, quattro, cinque. Ma all'inizio lui pensava che lo prendessi in giro, perché ero troppo devoto, troppo genuflesso. Poi, però io ho fatto tutto il film così. E dopo moltissimi anni, ma tantissimi anni dopo, nell'88... un anno prima che morisse, quando è morto Ugo? 89? Mi ricordo. 90. Allora nel 89. Io, la sua stella era calante, lui era un po' di anni che era in affanno, era depresso, non andava più a trovare nessuno. E io continuavo, mentre a me le cose andavano abbastanza bene, io continuavo a pensare, ma io ho avuto uno dei più grandi attori italiani e non ne ho fatto nessun uso. Cioè ho fatto un film che poi fortunatamente andò abbastanza bene e da allora io non ho più smesso di lavorare. Da quel momento lì si è acceso un motorino che non si è più spento, fino adesso. Ma dico, pensavo, ma forse dovrei in qualche modo dimostrargli che poi non ero quel cazzone che ero là sul set allora così troppo... Timido forse. Sì, genuflesso, timido, imbarazzato. E allora mi era venuta in mente una storia che poteva essere emblematica per raccontare l'Italia di quegli anni, erano gli anni di Calciopoli, un film sul calcio, e mi sembrava che Ugo potesse essere il protagonista ideale, un manager da spogliatoio, da squadra sempre traballante, sempre sul rischio della Serie B, di queste squadre un po' di provincia, così. E c'erano allora questi, prima che arrivassero i grandi. E allora l'ho chiamato e gli ho detto, Ugo, ho pensato a una storia di una cosa così, e gli è piaciuta moltissimo l'idea, e abbiamo scritto questo film che si chiamava Ultimo minuto, un film sul calcio, dove io ho fatto il regista e lui ha fatto l'attore, e la prima mattina del primo Chuck, avevamo ricostruito un albergo, l'interno di un albergo sopra a Ruschena, e mi ricordo che dopo il primo Chuck gli sono detto ok, stampiamo queste, sono andato vicino e gli ho preso le mani
e gli ho detto, ah, ma loro sai ancora recitare, una battuta cretina, che mi poteva anche rispondere, e le sue mani erano ghiacce e tremava, così. Era lui che era il suo primo film. Cioè veramente, e ha investito talmente tanto di se stesso, come se quel film potesse essere come volevo che fosse, la cosa attraverso la quale lui veniva, rientrava in pista, hai capito? E la sua interpretazione è assolutamente, ti garantisco, ho fatto tanti film con tanti bravi attori, Ugo in quel film lì è assolutamente magnifico, Franca dice che è la cosa più di Ugo che abbia mai fatto, e lo è, ma non dico il film, dico la sua interpretazione. Alle proiezioni private ha incominciato a venire, ma veniva sempre. Sai che si fanno proiezioni private per la troupe, poi per giornalisti, poi stasera lo facciamo vedere soltanto a, non so, a Tornobuoni, a Chezic, a Kosulic, ecco, allora arrivava anche lui. Non c'era, io non so come lo sapesse, ma non c'è stata una volta in cui non si è venuta una proiezione privata, perché era veramente la cosa sulla quale aveva investito tutto se stesso. Bene, il film è uscito, è andato malissimo, malissimo. Non ha avuto neanche un riconoscimento, non gli avete dato manco un premio, non gli hai dato manco un premio. Io non ho mai avuto il potere di dare premi, però. No, ma non sto glielo diamo a un dato argento, non un donato, niente, non al film, ma a lui. E questo è stato un dolore immenso per me, perché volevo risarcirlo. Io credo invece di aver addirittura, creandogli un'illusione ulteriore, probabilmente di aver aggravato la situazione. Questo per dire quanto io devo però a Ugo Tognazzi. Pensa che quel periodo lì, ricordiamo Ugo che era un grandissimo attore indubbiamente, voglio dire che era il 1987, come dicevi tu, in quel periodo lo frequentavo anch'io abbastanza assiduamente, aveva in testa quello di avere successo in Francia recitando in teatro, no? Molière e anche altri testi italiani, Pirandello, e mi ricordo che il suo inglese, il francese non era perfetto, passava ore per imparare, ebbe successo, ma non quei successi che garantisce il cinema, e quindi lì comincia il suo, come dire, viale del tramonto, infatti dopo poco se ne va. Quindi questo è stato forse l'attore con cui tu hai avuto un rapporto forte, e nello stesso tempo è un rapporto che ricordi con grandissima tenerezza. Questo è stato l'attore che mi ha insegnato due cose. Mi ha insegnato che cos'è una interlocuzione efficace al di fuori del cinema, fra esseri umani. Perché Ugo, per chi lo conosce non può che confermare, era uno che aveva un approccio immediato e avveniva attraverso una sua dichiarazione di debolezza. Cioè Ugo non si proponeva mai dicendo l'altra sera mi sono fatto tre de quelle... Ti raccontava piuttosto come aveva fatto Cilecca, la prima cosa che... cioè ti metteva in imbarazzo, perché tu, che non lo conoscevi, che lo consideravi Tognazzi, ma non avevi nessun tipo di intimità per poterti permettere... Ecco, lui invece si rivolgeva a te immediatamente dicendosi una cosa, noi a Bologna diciamo da sfigato, e... Se tu gli rispondevi all'altezza, se alla debolezza rispondevi con debolezza, con una tua, ecco, improvvisamente si spalancava un mondo, quindi un rapporto di amicizia che bypassava tutti i preliminari che in genere si mettono in campo quando invece nasce un'interlocuzione, che per la quale uno dice ma questo mi dice questo perché, poi di quell'altro, chi è questo che sta, ecco, tutte quelle cose, la schermaglia che prima di poterci si fidare uno dell'altro, potessi aprire, uno ci pensa ma questo è di destra o di sinistra, sta di questo perché sta a fare, tutti sti contesti, non c'erano, con Ugo non c'erano, è tutto assolutamente bypassato, tutto fuori. E questo me l'ha insegnato a fare, io lo faccio da allora, l'ho applicato in modo puntuale in tutte le mie relazioni. Ogni tanto, certo, ogni tanto ti frega perché l'altro non capisce, non è a livello, non è in grado di avere, vabbè, perdi uno però che non ha capito un cacchio, e allora non è che perdi poi sta gran cosa. Quindi ecco, questa è la prima cosa che mi ha insegnato Ugo. La seconda cosa che mi ha insegnato è che io non lo sapevo che c'è un talento. Che non c'è un talento musicale, ma c'è un talento anche nell'attore. Ugo Tognazzi era uno che era la stessa identica cosa in teatro, nella vita e al cinema. E in televisione anche. In televisione, sì, no, in televisione macchiettava come un con una bravura eccezionale. Però, ecco, e
e vi giuro che è così. La scena prima, la sigaretta masticata, mai accesa, poi non accesa, senso dico, il copione così, due pagine di copione, vabbè, pronto, non l'aveva mai letto, secondo me non l'aveva mai letto, lo guardava, come per... la gente che veniva dal teatro a uno spettacolo, che si guardava, pronto. Fotografava motore, quello che voleva dire. Manco, non sbagliava una battuta, una cosa pazzesca, perché anche la memoria ti danno nella naturalezza, perché lui poi ascoltava. E io ho capito che l'attore bravo è quello che ascolta, non è che quello che pensa quello che deve dire, ma quello che ascolta l'altro, e quello che l'altro ti induce a dire quello che stai per dire e ti intona quello che stai per dire. Ecco, quindi lui mi ha dato lezioni di recitazione e di naturalezza e lezioni di vita nel rapportarmi con gli altri. Questa è stata la... Mentre so che alcuni miei colleghi si sono trovati malissimo con Togliazzi. Hanno avuto rapporti anche difficili, non facili. Quindi, perché? Perché probabilmente a quella sua offerta generosa di stabilire un tipo di rapporto molto sincero, molto intimo, molto autentico, si sono in qualche modo ritratti e hanno invece replicato con delle manifestazioni di superiorità, di sicurezza, di... Allora, nei film che abbiamo visto prima, ci sono degli attori, Gianni Gavina, Andrea Matteuzzi, lo voglio dire perché sono degli attori che per abitudine, per un certo periodo, Pupi si è portato appresso, no? E aveva fatto come una compagnia che in qualche modo ha infilato in tantissimi film. Poi a un certo punto, forse, lo dico sulla base di quello che hai appena sostenuto, l'incontro con Tognazzi forse ha segnato anche la tua voglia di entrare in un mondo diverso. Dopo, immediatamente prima, all'ultimo minuto che non ha avuto successo, hai fatto un film con Abatantuono, regalo di Natale. Nel tuo cinema, l'incontrare attori di questo tipo, di questa stazza, anche fisica, ma comunque grossi attori, ha anche influito sul tuo lavoro? Ti ha suggerito delle idee? Hai adoperato queste persone anche per inventare delle storie sulla base appunto della loro fisicità, del loro talento? Che contributo dà l'attore al tuo film? Beh, essenziale. Io dovevo fare per un produttore e regista che si chiamava Sandro Bolchi, che è stato un produttore importante, un regista di sceneggiati, si chiamava sceneggiati. Dovevo fare il Mulino del Po. No, io non dovevo fare il Mulino, l'ha fatto lui. Lui. No, io dovevo fare, lui era produttore, lui e Mario Lanfranchi erano produttori, BL Vision si chiamava, e De Sica doveva fare La vita di Valentino con Nureyev, che poi lo fece Ken Russell. Sì, è vero. Disastro totale. A un certo punto, siccome De Sica stava già male, allora io lavoravo in BL Vision perché facevo la pubblicità, facevo i caroselli, facevo Cinar, quella roba lì. Allora mi chiamarono e mi dissero: De Sica ha bisogno di uno che gli dia una mano sul set, a tenergli un po' l'aspetto tecnico, insomma, solo fargli la roba, il lavoro sporco, insomma. E quindi tu sarai... Io magari. E me lo presentarono. E mi presentarono De Sica, tutto bello vestito di bianco, me lo ricordo, nel studio di Bolchi. E lui mi disse: ma lei di dov'è? Pensa su quale eredità potevamo contare noi, io e te. Ma lei di dov'è? Io dissi: di Bologna. Allora va benissimo. Basta. Cioè, di dov'è? Di Bologna va benissimo. Allora io, che avevo capito che il colloquio si era concluso, era andata bene, perché mi sono permesso di dire: mi scusi maestro, solo una domanda, ma come fa lei a ottenere così tanto dai suoi interpreti? I suoi attori sono tutti, dal protagonisti a quello che entra e dice arrivato il postino, sono tutti intonatissimi, e quindi sì, sono tutti bravi. E lui mi disse: guardi, basta che lei gli voglia molto bene, lei gli dimostri molto affetto, loro si rassicurano, più affetto di loro, e nella misura di quello che sanno fare, perché ognuno ha un talento diverso, però le daranno tutti il massimo. Ed è verissimo. Io ho messo in pratica sta roba qui. I miei set sono delle case famiglia, dove questi disgraziati, questi
questi esseri problematici, diciamo, che sono gli attori, che ognuno di loro vorrebbe essere quello che non è, che nessuno di loro assomiglia a quello che è, ecco, si trovano improvvisamente in una casa famiglia di disturbati e tutti i loro disturbi li trovano... Un disturbato speciale come te. No, le trovano assolutamente, ed è veramente l'affetto, ed è, più uno è cane, più non lo devi sgridare. Quando fanno gli spot, quando fanno gli sketch che vedono il regista che urla, che grida, ma non è vero. Il regista è un padre, è un medico, un parroco, uno psichiatra, è una figura molto, molto rassicurante, deve essere una figura molto rassicurante. E allora quando metti insieme delle squadre così eterogenee, come attorno a quel tavolo di Regalo di Natale, dove c'erano degli attori così diversi, soprattutto c'era uno che era Diego Battantuono, che veniva da un cinema che aveva fatto di Teruncello e poi era andato a Rimini ad aprire un night che si chiamava Lady Godiva, non faceva più l'attore. E quando noi avevamo, perché venivamo da un disastro, perché ogni tanto ci è capitato di cadere nei burroni, e siamo andati dal nostro socio che era Luciano Martino con un'idea produttiva che era la più economica del mondo, qual è? Un tavolo, due mazzi di carte, delle fish, cinque persone attorno. Dico, questa mi sembra l'idea produttiva più economica del mondo. Si trattava di fare un film così. Però l'idea era di prendere delle piane, eccetera, Haber, mi ricordo, Cavina, George Eastman, che poi era Jean-Pierre Léaud, poi una vicina gli tirò un vaso in testa, perché no, lui tirò un vaso in testa alla vicina perché le teneva la radio troppo alta e andò in galera e non poteva fare il film, loro sostituivano con George Eastman, ma quando dovevamo trovare lui, io pensavo, una grande idea, gioco del poker, quindi pensiamo a un attore sfigatissimo, più sfigato di tutti, sono un attore veramente di quelli che fanno un generaccio. E mi venne in mente Banfi. E chiamammo Lino, che fu molto carino, disse ho finalmente un film serio, volevo fare un film serio, un film drammatico. La cosa che però mi stupì è che andavamo a mangiare al Pescatore, vicino all'Acqua Acetosa, e lui ordinava delle cofane di ostriche così. Mangiava solo delle ostriche, in continuazione tutte queste ostriche. Mi sembrava una cosa un po' inquietante, perché come uno che avesse un complesso nei riguardi del cibo caro, pregresso, che dovesse essere continuamente risarcito, la cosa più cara che c'è in un ristorante è l'ostrica. E continuava a dire, sì, voglio fare un film serio, ora basta sti pompieri, basta sti, non so, faceva tutti i film di Cecchi Gori, no? Come no, certo. E quindi... Noi usciamo, a parte le ostriche, che preoccuparono mio fratello perché dice: ma questo qua mangia solo ostriche. Vabbè, come dovevamo fare fine economico. Comunque, vabbè. Ad ogni modo, io cominciai a scrivere il copione e a un certo punto, però, sono venuto a scoprire che Banfi aveva firmato per Pompieri 5 con Gigi, Andrea, Cristian, sì, tutta la banda. Sì, sì. Allora l'ho chiamato e dico, oh Lino, ma scusa, ma fai il film Pompieri 5? Sì, ma posso fare anche Regalo di Natale? No, ma scusa, ma avevi detto che volevi cambiare, che non volevi più fare il cinema? Non lo so, mi metti in grande imbarazzo Lino, ti dico la verità. Vabbè, ma allora facciamo un altro film più in là. Dico, facciamo un altro film più in là. Ciao, ciao. E poi non si è fatto. E allora siamo senza sputtanato, senza attore sputtanato. E siamo disperati. Allora cominciamo a sfogliare gli annuari. E prendiamo un annuario più vecchio di un anno prima, c'era Diego con tutti i capelli là, con gli occhi sbarrati, alla pugliese, così, sì. E io dico, ma Battantuono, ma non fa mica più l'attore, ma dov'è? Mio fratello c'era uscito 3-4 anni prima e c'aveva un numero di telefono, io lo faccio, c'era ancora il dischetto, pronto, sono Pupi Avati, cercavo Diego Battantuono, perché mi chiama qui? No, dico, sono Pupi Avati, cercavo Diego, perché mi chiama qui? La sto chiamando lì, è lei Diego Battantuono? Sì, ma perché mi chiama qui? La sto chiamando lì perché voglio parlare con lei, quindi la sto chiamando lì. Insomma, in realtà cos'era? Perché lui era così preoccupato dal fatto che lo chiamassi lì? Perché quello da 2 anni non era più il suo numero, ma era il numero di casa di una donna con la quale aveva avuto una storia, si erano lasciati. Lui sapeva che lei era andata in vacanza, allora lui era andato, rientrato con una chiave nell'appartamento a prendere le sue cose, dentro, stava uscendo con la valigia, quando suona il telefono, giuro,
e poi dice che sono il culo, ma non è il robot, non è il robot, c'è qualcosa di sopra. Allora, ma Diego la racconta meglio di me sta storia. Allora, lui stava uscendo, sente suonare il telefono, un automatismo, perché uno non risponde. C'è un film di Woody Allen delizioso che comincia così, che sono i ladri che rispondono pronto, sì, sì, come e lui scopre che sono i ladri. E io dico, no, perché volevo parlare di una cosa di lavoro. Arrivo, un secondo dopo, giuro, pom pom, tu vedi davanti a te Diego con la valigia in mano. Cioè non c'è stato uno stacco di tempo di quelli che fai una dissolvenzina, fai un esterno, stabili in shop della casa, fai un pass- non so, una macchina che passa, niente, ta-ta, lui davanti. E gli proponiamo il regalo di Natale, che naturalmente accetta. Mi piace. Ma certo, ma e chiudo l'episodio, la cosa più imbarazzante fu il primo mattino del primo Chuck, perché quando si trattò di cominciare a girare, tutti dissero la battuta, mi ricordo, prima Carlo, poi Alessandro Haber, poi non so chi, poi quando toccò ad Abatantuono a dire la sua battuta, la disse, secondo me bene, e l'operatore spense la macchina. Io non avevo detto stop, e tutti mi guardavano. E dico, ma che sta a fare questo? Non ha parlato con la sua voce, perché improvvisamente Abatantuono parlava in italiano. Già, e loro pensavano, la troupe pensava che si stesse sbagliando, che si era dimenticato. Loro pensavano che avrebbe fatto il film Interuncello, e pensavo. Devo dire che ci ha molto preoccupato questa cosa, perché abbiamo pensato, se la gente reagisce così, addirittura non gira, smette di girare, che non si aspetti, che non ci sia soltanto un Abatantuono, che è quello là, che è proporlo in una versione diversa, ed è stato da parte nostra, ma anche di Diego, molto coraggioso andare avanti. E no, io dico, guarda che deve recitare in italiano così, quindi tu gira e stop quando te lo dico io, riprendi il motore e abbiamo girato. Ecco, questa è la cosa. Vabbè. Senti, parlando di questo film, che è un bel film, e Diego è bravissimo, infatti tutti ne parlarono come però se avesse cominciato un'altra... Sì, però vinse... Ecco, io volevo proprio parlare, perché tu... No, ma Venezia assieme. Tu vincesti con la Golino? Sì, era... Storia d'amore. Storia d'amore. Ecco, Carlo Delle Piane, che chi vedeva il film degli anni 50, comici, scopriva in piccoli ruoli da ragazzino, eccetera. Come mai hai poi individuato in lui qualcosa? No, io Carlo Delle Piane non lo volevo a tutti i costi. Era uno che, cioè, me lo ricordavo nei grandi film di Monicelli, film di Steno, eccetera. Sì. Però poi aveva sceso, era precipitato in una china, una... di filmetti sciocchi in cui che venivano salvati un po' dai suoi primi piani stralunati, ma insomma era veramente il cinema che mi eccitava meno, quindi non lo volevo vedere. Mio fratello continuava a dirmi, guarda che non è così, guarda che è una persona molto carina, guarda una persona colta, andavano al film studio assieme, però non lo volevo vedere. Poi un giorno me lo fece trovare dentro questa sartoria di Peruzzi, dove io cercavo un attore per fare questo detective, e me lo fecero trovare questo impermeabilone, così un po' la Bogart, così, e lui uscì dalla porta, la sigaretta pendula, così, e mi venne da ridere, perché mi fece ridere, Delle Piane vestito così fa ridere, e il riso abbatte qualunque, insomma, quando ridi è finita, non sei disarmato, e da lì è entrato nella nostra famiglia, nella nostra storia, e fino ha avuto con gita scolastica, con regalo di Natale, con alcuni film, ha avuto grandissime feste di laurea, ha avuto grandi soddisfazioni. Poi è evidente che c'è un momento nel rapporto con gli attori, io lo capisco perché ci sono passato, che per quanto tu ci sia un rapporto anche affettivo molto forte, però c'è un momento in cui loro sanno quello che gli chiedi e io so quello che mi danno. Cioè, non c'è più curiosità. Finisce. Se è esaurita la curiosità, non c'è lo stimolo, non, io so già come me la dirà la battuta. Quindi non, e lui sa già come cosa gli dico io se la sbaglia. Perché il primo a dire, sì, ho capito, mi ferma già, prima che io gli dica quello, perché lo sa che cosa voglio io e io so cosa mi dà lui. E allora... è meglio che si interrompa lì il rapporto. Non so che ha provato molta delusione per questo, lui ci credeva molto nel rapporto con te.
l'ha detto anche pubblicamente in interviste che ti eri un po' dimenticato di lui. Lo dico perché effettivamente poi questi attori vivano anche sì, della tua luce. Sì, però io guarda, sono arrivato al punto di chiamare Federico Fellini e di raccomandargli molto Carlo Delle Piane e di dirgli: è possibile che nei tuoi cast così eterogenei non ci sia uno spazio per questo Carlo Delle Piane? E lui mi disse: ma Carlo Delle Piane sei tu, è troppo tu. E dice Federico, forse era un alibi, una giustificazione. L'avevi connotato molto tu. Sì. Quindi tu capisci qual è il tipo di responsabilità, ma io non posso, a un certo punto io anch'io ho bisogno di stimoli. Io devo essere, ultimamente cambio attori, adesso faccio un film con Bentivoglio, ho finito adesso di fare un film con Christian Zingaretti che non avevo mai lavorato, cioè Christian tantissimi anni fa. Morante, prima ho fatto un film, non mi ricordo neanche più che film ho fatto, vabbè. Però Bar Margherita con Locascio, con tutti gli attori, con Locascio. Luigi Locascio. Allora, cioè, cerco stimoli, cerco l'eccitazione di andare fuori, cerco adulteri, perché dopo un po', purtroppo, per quanto l'affetto rimanga, ma rimane veramente solo affetto, non va oltre l'affetto. Io cerco di adulteri, di andare, e quindi io mi auguro anche un po' rischi, perché deve essere rischioso, devi andare sul set nell'incertezza, nell'insicurezza. Io ho gli attori che trattano troppo il cachet, le condizioni, la diaria, il cestino, io gli dico: ma tu sei sicuro di saper fare sta parte? Cioè, tu che metti tutte queste condizioni, ma tu sei sicuro di partiamo da quello. Molto di recente, ad uno di questi, io ho detto: ma tu sei sicuro di saperlo fare? Perché tutta questa trattativa la farei alla fine. Una volta che tu mi hai dato una cosa che mi ha stupito, ma mi ha totalmente soddisfatto. Perché prima, a priori, invece è bello vedere nell'attore, come quel giorno con Ugo, le mani, sentire l'attore le mani di ghiaccio. Sentire le mani tre, sentire che veramente è nel panico. Ecco, come sono io, tutte le volte che comincio un film, no? Dico: ma io cacchio, lo so fare sto film. Perché non è mica un mestiere che si impara mai. E questo è vero, certo. No, io adesso vorrei, ci stiamo avviando verso la conclusione, mi fanno segno che il tempo è in qualche modo ci stringe. Ma diciamo una cosa allora, da ridere. Sì, no, però ci sono una cosa, no, non tanto una cosa da ridere. Sì, esatto, però ci sono due cose, Citto, che resta... sempre tu mi vuoi troppo bene, Citto. Quando verrò a mancare, tu sarai quello che si di più oltre i miei cari. Senti, io però una cosa rimane appesa. Ti prego di essere tu quello che parla di me dal pulpito. Senti, è rimasta in piedi una cosa, abbiamo visto gli attori, come un altro capitolo del tuo lavoro, resta una cosa che ci devi spiegare, questa tua instancabile voglia di scrivere e di dirigere queste cose. Anche praticamente, lui, anche lui, sì, scherza, mica. Sì, però con un ritmo un po' meno intenso, è vero Ciccio, è vero che magari dall'ultimo suo film a questo ultimo che fate è passato un po' di tempo, tu invece ce ne regali uno, un anno e mezzo. Allora, perché te li scrivi tutto da sola? Ma prima ancora, tu hai fatto un film come sceneggiatore di Pierpaolo Pasolini, che è quello, Salò, l'ultimo suo film. È brutto, ecco, io volevo che tu raccontassi il tuo rapporto di sceneggiatore e con gli sceneggiatori e come hai deciso di fare tutto da solo. Allora, facciamo rapidi, bruciamo la risposta. Allora, io trovo che la sceneggiatura sia il punto focale, centrale della creatività del film. Il film si regge tutto sulla sceneggiatura, me ne sono accorto negli anni. All'inizio pensavo che si potesse tutto risolvere sul set, non si risolve niente sul set. È tutto. Nel momento della scrittura, quando sono solo di fronte alla mia tastiera, scrivania, macchina da scrivere, è in quel momento che io creo quello che poi diventerà il palinsesto che regge tutto quanto. Quindi la scrittura è assolutamente fondamentale. Come sono arrivato a Pasolini? Ci sono arrivato attraverso un percorso stranissimo, singolare, che attiene anche quello alla stravaganza, perché il film eravamo in periodo dei Decameroni, in cui andavano, Pasolini aveva fatto Decameron, poi dopo e su quella scia lì se ne erano fatti tantissimi, no? Allora scriviamo, Lucherini gli viene l'idea, dice: ma c'è De Sade, che nessuno perché De Sade era all'indice. Non si poteva comprare De Sade, si comprava nelle bancarelle di Piazza Esedra, certo.
120. Ce l'avevano sotto. Allora c'è De Sala, 120 giornate, e scriviamo questo film per Vittorio De Sisti, io, Sandro Parenzo e un certo Troisi, per Vittorio De Sisti, che era un fonico che era diventato regista, non c'è più, poverino. Lo so. Vabbè, allora scriviamo per lui. A un certo punto, però, io scrivendo, leggendo sto score di De Sala, atroce, dico, ma insomma, un film così, andiamo in censura e lo portiamo... portiamo De Sisti, secondo me non, sì, lo sequestrano, ma non fanno il sequestro quello che è utile, fanno un sequestro definitivo, perché De Sisti, non siamo sufficientemente forti per... E allora vedo un film straordinario che si chiama Storie scellerate, che è un film di Sergio Citti, e dico a Cesare Lanza, che era il presidente dell'Euro, dico, guarda che ho visto un film secondo me meraviglioso di Citti, che è quello che poi, insomma, a cui Pasolini era tanto. Film, Allora, dico, perché non lo proponiamo a Sergio Citti? Allora, Lanza chiama Pasolini, vanno a mangiare da Corsetti all'Euro e gli porta la nostra sceneggiatura per Sergio Citti. Pasolini dice, va bene, ti faccio sapere. Una settimana dopo chiama e dice, è una schifezza. Cioè, io Sergio questo film non glielo faccio fare. Piuttosto, dove l'avete il libro? Allora, cioè, buttati via tutti, no? Nella spazzatura, si torna all'origine. Quindi ci frega l'idea e ci butta tutti. Allora Lanza mi chiama e dice, no, non gli è piaciuto. Chiede, dov'è il libro? Dico, il libro ce l'ho io. Lo vorrebbe, me lo puoi mandare che gli mando? No, dico, glielo porto io. Non sono così fesso. E allora vado, io frate 9 all'Euro, arrivo, suono e viene a aprire lui, dico, ecco, voleva il libro, ma lei chi è? Dico, io sono uno di quelli che lei ha bocciato. Lui era carinissimo, quello che si è trovato subito in imbarazzo, tutto, ma no, bocciato, ma non era poi così male, vieni un attimo, entra, siediti, chi sei? Di Bologna, di Bologna, bene. E lui anche promossi. Di Bologna. Promossi. Pierpaolo. Allora, era ancora un periodo in cui Bologna andava forte. Allora, no, mi chiede, a un certo punto mi dice, ma se io vorresti riscrivere tutto da capo, buttando tutto quello che avete fatto voi, tu che conosci molto bene il testo, te la sentiresti di stare con noi, con me e con Citti? Ma, sì. E così è nata la cosa. E lui ha preso. Io sono un bibliofilo, io amo i libri come la cosa che amo di più nella mia vita, le mie case sono piene di libri. Le edizioni Meridiane, è presente la carta dei Meridiani? Come? Assolutamente. Ecco. Allora, lui con la penna stilografica, che è una cosa che secondo me è atroce, ha incominciato, le Fleur du Mal di Baudelaire, quando ha incominciato a segnare tutti i versi delle cose che doveva interpolare Baudelaire su De Sade. Tanto è vero che Siti, che è quello che ha curato Walter Siti, che ha curato i millenni, sì, per i Meridiani, i Meridiani, è venuto a casa mia perché voleva sapere come era andata la storia della sceneggiatura di Salò, e abbiamo fatto queste sedute, e devo dire che io avevo scritto per altri usando il nome di mia moglie, ho scritto delle con Lucrezia, ho scritto un film su Lucrezia Borgia col Valentino per un regista che si chiamava Luciano Ercoli, non so se è ancora vivo. Era uno che andava con un cane ringhioso, bestiale. E abbiamo scritto questo film senza esserci documentati, io e mio fratello, ma col nome sempre di mia moglie, senza esserci documentati minimamente. Gervaso, come si chiama di nome? Roberto Gervaso ha fatto una pagina, in terza pagina del Corriere della Sera, con un attacco a questo film, perché diceva, ce l'avevamo inventati le cazzate, che il Valentino, perché siccome la Lucrezia non gliela dava, se tagliava le dita, ogni volta che diceva no, delle cose pazzesche, perché firmava mia moglie, ma che c'è frega, Luciano Ercole non sapeva meno di noi, perché lo vendevamo questo sceneggiatore, veramente, è un romanzo storico, infami. È veramente di una scorrettezza nei riguardi della storia e della storia del cinema totale. Ma quindi io avevo lavorato con Fulci, ho lavorato con diversi registi e sapevo che non, un regista così di quella fascia là non la contenti mai, perché non sa cosa vuole, perché non sa spiegarti,
Pasolini era facilissimo scrivere Pasolini. È la cosa più facile del mondo, perché ti spiegava esattamente quello che volevo. Io non mi sono mai trovato a dover riscrivere, sì, qualche piccola cosa, ma quasi niente. È stata l'esperienza a livello di sceneggiatore più facile del mondo. Certo che era atroce, perché lui ha indugiato da morire nelle cose più terrificanti, più terribili. Allora, fermiamoci qui, con i Pasolini abbiamo ricordato, è un grandissimo personaggio, ma tu ti senti... Però non abbiamo detto perché l'ha poi fatto Pasolini, dillo, doveva farlo Citti. Sì, pensavo che se ne fosse impadronito Pasolini. No, sono passati 2 anni, io una sera l'ho incontrato nel 73 alla Carbonara, lui era con la Betti, e gli ho detto cosa fai, lui mi ha detto devo fare un film su San Paolo con Marlon Brando, è saltato, e io dissi ma perché non lo fai tu Salò? E lui mi disse ma non ho mai neanche più la sceneggiatura, dico, ce l'ho io, te la porto, il giorno dopo gliel'ho portata e ho fatto Salò. Ecco, voi pensate la storia che è cresciuta intorno a questo Salò, anche nelle sue biografie, questo è un particolare che cambia totalmente. No, Salò che poi viene euro fallita, Grimaldi compra il progetto, compra la sceneggiatura dalla PEA, da un fallimento che non poteva comprarla, quindi io non sono accreditato. Sì, sì, lo so che non sei... Non so che realtà, ma però io sono stato pagato 2 volte. Sono stato pagato dall'euro, io mai mi è andata meglio nella vita, perché mi ha pagato la sceneggiatura, prima l'euro, poi me l'ha pagata Grimaldi. Però non sono accreditato. Beh, questa è una cosa che cambia, perché è sempre stato detto che era stata una scelta di Pasolini caricata anche di significati. Ma ci fermiamo. Pasolini non aveva mai letto De Sarto. Ecco, allora, io una cosa, vorrei concludere. Tu come registi, ti senti... completamente a tuo agio, nel senso che pensi di aver fatto tutto quello che hai fatto, sei un imbroglione infame, cosa sei? No, sono fortunatamente ancora nella condizione di quello che pensa di non aver fatto il film della vita, bravo, e spero di non farlo mai, perché fino a quando non lo faccio continuo a in qualche modo a cercarmi, e nel momento io incontro un'infinità però di miei colleghi che sono molto appagati, Troppi, dici. In qualche modo. Sai cosa dovresti fare? Abbandonare i copioni vicino alle piscine, chissà che qualcuno. Grazie. Va bene, grazie a tutti, arrivederci. Thank you.